a tutti. Allora, lei si è appena svegliata. Girati. Ciao Agni, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei si è appena svegliata. Io ho i pantaloni della tuta. Sto molto mood casa. Ora dobbiamo andare a lavare i capelli, ma ci dobbiamo ammanettare, la cosa più importante. Perché ce li tagliamoli? Sì, io pure mi devo lavare, Ma mi Agni. devo prima Agni, devo vestire. fare prima io. Io mi devo prima vestire però. Ragazzi, ora subito prendiamo le manette, ci ammanettiamo e resteremo tutto il giorno ammanettate. Raga, ora siamo in camera mia sorella. Queste sono le manette, sono super 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 pelose, così non ci facciamo male. E ora io, raga, metto la mia. Raga, io la mia l'ho chiusa, cioè è andata. È andata, raga. Aiuto! Raga, c'ho tipo troppa troppa paura. Ce la posso fare a stare ammanettata questa qui tutto il giorno? Perché io, cioè, ciao, scappo. Ok, raga, mia sorella si è cambiata. Almeno. Vabbè, sì, è pronta per essere ammanettata. Quindi sei pronta, baby? Sì, sei pronta. Ci sei? Stringi? Eccomi. Vai, devi stringere. Ti sei presa? Ferma. Ok, facciamo vedere che è chiusa. Andata. Ora mi devo lavare i capelli, come facciamo? Andando soltanto sta così. Comunque, ora devo Se ti fai vedere un po' la faccia. Non so, c'ho i capelli. Allora, ora vado a prendere lo shampoo che. Ma lei mi sa già stancata. Tanto ti tiro io quella manetta. Grazie. Ora vado a prendere. Ali! Ti aiuto a mettere lo shampoo? Una parola. Ti aiuto, aspetta. Ferma, devo fare io, se no non vale. Tu devi farla te. Raga, non so, metto direttamente in testa. In testa quello che è. Ma raga, mi sa che ci vediamo dopo perché mi stupirete tutto questo lavaggio che tanto costa così. Raga, eccoci, ho appena finito di lavarmi i capelli, noi siamo ancora ammanettate, lei è nana, non si vede. Comunque. Raga, ho dovuto bloccare a un certo punto anche perché tutta l'acqua arriva, schizzava la macchinetta. Quindi ora vabbè, farò una clip dove mi asciugo i capelli così. Aiuto! Vai, Agnes. Guardate, io li asciugo a te, Dario! Appena finito di asciugarmi i capelli, come potete ben vedere. Ora si deve lavare i capelli Agni, sei pronta? Ti devi lavare da sola? Vai. Come faccio? Aspetta, sei giù, vai. Aspetta, lei deve mettere l'acqua calda. Tu ti sei deciso di ammanettare la destra. Non so, pensate che mi. Ora la destra. Mi divertirò tanto. Scotta, come faccio? Raga, hashtag scotta. Guarda di faccia. Vai, Agnè. Ci vediamo dopo, ragazzi. Voilà! Ha finito anche lei lo shampoo. Ah, niente, girati. Com'è stato? Un po' traumatico perché l'ho schizzata dappertutto, però ok. Allora, lei si sta pettinando, sempre ammanettati, ovviamente. Raga, ho ripetuto questa cosa non so quante volte. Sempre ammanettato, ovviamente. Vabbè, lo sapete, siamo ammanettati, dobbiamo starci tutto il giorno. Piano, mi stai facendo male. Non mi interessa. Cattiva. Raga, ci vediamo dopo perché sennò non si sente. Raga, con il fatto che
il piede, tu stai seduta nel giusto? Ops. Con il fatto che ovviamente è una giornata di pioggia, mi serve la luce, che è la luce brutta. Comunque tranquilli che sto tipo comprando una luce super figa per i video. Lei non dà segni. Ho appena mangiato un cioccolatino. Interessa a tutti, Ani, lo sai? È vero? Comunque, vabbè, passiamo al dunque. Noi siamo sempre a monetà, ovviamente, e io devo studiare. Quindi ora a te toccherà stare qui per tutto il tempo. Che io studio, capito? Posso un confetto? Questa, raga, penso sempre a mangiare. Che sei un confetto? Non dà il confetto. Quella io, raga, non glielo metà. Vabbè, è andato. Non vuole più il confetto. Bellissimo. Il mio telefono nuovo. Chi è che ha visto l'ultimo video saprà tutto, raga. Il telefono nuovo. Però è carino. Cioè, è minuscolo. Comunque, io devo studiare, quindi, Agnia, mi dispiace, ma devi stare qua. Devi stare qua mentre io studio e studiare pure te. Aia. Io devo studiare. Ho finito tutto ieri, alla faccia tua. No, vabbè. Ho usato il giorno di niente. No, vabbè. Ok. Ora mi lavati benissimo i capelli, però, cioè, sono tutti arancioni. Vabbè, la luce. Che brutti! Sono tutti arancioni. No, non sono anche i nostri visi. Raga, comunque sto comprando tipo una luce super top per i video, quindi tranquilli. Sono super bianca, ma che è? Ciao. Sono un vampiro. Non serve il tuo parere, comunque. Allora, comunque, quello che vi volevo dire io è che io devo studiare. Grazie. Quindi lei ora sarà. Quindi tu adesso mi fai entrare nel video, perché. Tanto ci sei già troppo nel. Raga, guerra delle. Non so che sono. Ok, vabbè, ora raga devo studiare, quindi lei dovrà stare qui tutto il tempo. No, raga, non puoi. Mi ha storto il braccio, ma sei stupida. Ferma. Ma che vuoi? Allora vado, tolgo. No, devi stare ferma. Allora, raga, devi stare normale. Ma io sto normale. Aia. Allora, raga, io ho preso la mia borsa e vado a prendere. Ma sono troppo alta. Agli anni è. Ferma. Che carino. Ok. Figo. Agnia, sai l'inglese del liceo? No. Sai farmi i compiti? Sì. Ciu più base furo to describe a habit. Babit. Guardate che quaderno super ordinato. Troppo bello. Io amo tipo scrivere ste cose, no? Cioè. Non so, comprare il libro. Però puoi studiare. Fare gli appunti, io amo. Gli appunti, amo fare. Quello sia l'unico evidenziare, fare gli appunti. Comunque, ora sfida. Quindi devi stare zitta perché devo studiare, ok? Zitta. La giocata da Agnese, seriamente. Pappa l'americano. Devi stare pure in piedi perché la sedia non ce l'ha ancora per prenderla. Ok, raga, io continuo a studiare. Ah, io mi fa male, però. Io? Sì, tu. Io sto soffrendo in piedi con sta manetta. Allora, devo andare a prendere il testo che ci ha dato la prof. Cioè, vabbè, io resto qua. No, no, nel senso qua, vedete. Non posso restare. Avevo già iniziato in classe. Allora, come si dice? Un altro dottore fai, no? Sì, ciao. No, vabbè. Allora, al liceo, con il Google traduttore, non fai proprio un bel niente. Perché? Perché poi in classe davanti alla prof come traduci? Prof, mi sento male, devo andare in bagno, non posso tradurre e non riesco a parlare. No, vabbè. Non mi si sotto al banco così non ti vede e pensa che stai nel bagno e non ti può chiamare. Semplice. Come si dice? Hai già incontrato Sheila? Io ho già incontrato Sheila? No, vabbè. Dai, seria, come lo diresti? You già in contact Jayla. Sheila, come cavolo si chiama? Raga, purtroppo dobbiamo usare la luce perché fuori c'è una giornata di pioggia orribile. Tu devi usare la luce. Certo, io il video è mio, amico, è tuo. Ovviamente. Ferma! Due vampiri. Non interessa niente. A nessuno cosa tu stai facendo, come traduci, come sei brava in inglese. Non interessa proprio a nessuno, quindi ciao raga. Infatti, perché mi interessa vedere che tu fai Paul, come ti dice Paul in inglese? Si dice Paul in inglese. Pollo. Cosa Paul? In gabbia come te.
Vabbè raga, comunque sarà tutto il tempo così che devo studiare, quindi ci vediamo dopo. E bye bye. Ok raga, è passato un po', un bel dai, po'. Basta! Scusa, perché sta e faccio i tuoi comodi quando vuoi, farmi i capelli che so epica, mi fai tutta bagnare, poi studi, mi lasci in piedi, ma che è? Mi dai il coso, oh, cioè non ce la faccio più. Ma come, niente, dobbiamo fare 24 ore a malattate. 24 ore a malattate, dai, metti sul letto, intanto mi metto le cuffiette, non è sì, che... Sì, bella, metti, ma faccio, come faccio a scrivere certo, sul letto? Sì, ok, quindi devo stare, va bene. Certo che devi stare così, sai, anche tutto pomeriggio. Mi dai il coso, il telefono che... Mi serve. C'ho il mio di là, se me lo fanno da prendere. No. Ma ti tiro! Aia! Comunque sei troppo bella quando ti arrabbi. Davvero dico? Bla 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 bla. Ragazzi, è pronto il pranzo. Buon appetito. Noi ovviamente dobbiamo mangiare così, quindi vabbè. Allora, mangi con quella. Questa che è mia qua. Sì, vabbè, come ti vuoi. Ferma! Che fai? Non avvicino a niente. Vabbè raga, buon appetito, va? Alice! Agne! Amori, ma non dovevamo andare al cinema? Oi! Madonna, ancora con queste manette. Amori! Ma che stai facendo? Stai dritti! Bebè, svegliali tu! Dobbiamo andare al cinema! No, vabbè. Agne! Mentre vediamo il film ci siamo addormentate. Dai ragazzi, dai alzati. Misina, andiamo al cinema, amore, ti va? Ragazzi, andremo al cinema ammanettati. Amore, pure il bacio del cane. Ci manca anche quello. Non vuoi, mica. Dai. Ok, vi preparate? Sì. Aia. Aia. Ragazzi, noi siamo in macchina sempre super ammanettate. Comunque raga, non so quello che si vedrà perché è sera, stiamo andando al cinema, quindi non so, la gente ci prenderà per matto perché noi andremo in giro ammanettate, però ok. Allora ragazzi, siamo qui, abbiamo tanto da raccontarvi. Perché non mi vedo tutti, vedi? Insieme, perché devi metterti... Siete rimasti alla clip in macchina e noi speravamo di portarvi al cinema, ma ovviamente, a parte non si poteva registrare, ovviamente. Ma secondo voi chi è che ha portato la macchinetta con la batteria scarica al cinema e si è spenta mentre registravamo la clip? Ma è stata cinema? Corri. Secondo voi chi può essere questo genio? Genio, proprio genio. Genio? Secondo voi chi può essere? Okay, ora vi faccio anche vedere che ho messo in carica la batteria scarica. Vabbè ragazzi, fatto sta che quindi non abbiamo potuto registrare al cinema. Comunque, a parte che vi dico di continuare a commentare con hashtag sognando insieme, commentate anche se volete un altro 24 ore insieme a mia sorella. No, non voglio più mettere queste magliette, le butto. Oppure 24 ore a maletta da mia mamma, fatemi sapere. Oh. Mamma di pomodoro. Oppure schiava di mia sorella per 24 ore, anche sì, bella di casa, casomai fai tu la mia schiavetta. No. Decidete voi, diciamo, ecco. No, raga, oh, intanto io non la faccio la schiava. Perché io sono degna di essere una principessa, di essere, come si dice, trattata come una principessa, una ma regina. Sono degna... Raga, chi è che l'ha fatta cenare? Ah, che schifo! Oh, quindi ora andiamo a cenare, venite con noi a cenare, chiudiamo la luce. Aspettate perché è tutto buio. Ok, eccoci qua. Attenta alle manette. Oh, Alice, tu fai stare le manette. Ce la fai a tenere la telecamera? Allora tienila di qua. Agni... Non tu! Le manette, ciao ragazzi! Molto interessante con le tue mani. Cavolo, dice che ne so! No! Grazie! Aia! Leggermente schizzata. Proprio leggermente. Vai, lavati le manine tu adesso, amore. Niese, il sapone non è importante. Dov'è il sapone? Non c'è! Sì, sta là! Sì, sta là! Molto interessante. Aia! Ah, lo so, ti ho fatto male con la manetta, stupida. Alice! Ops. No! Vai, no. Agni, bagna la macchinetta. Vai. Raga, comunque c'è questo pezzo di manetta lì dietro che fa tipo malissimo. Dai, veloce. Se l'ho asciugato l'accappatoio, vabbè.
La fortuna di essere piccoli è che andiamo, a me sta distante quella parte. Ovviamente, super ammanettate. Andiamo in cucina. Corri, 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 corri. Ciao ragazzi. Noi forever ammanettate. Oddio, ancora ragazzi, ma quando pensate di riuscire a toglierla questa roba? Domani mattina. Domani mattina? Abbiamo iniziato stamattina, domani mattina. Alle 11. Scusa, tutta la notte? Sì, esattamente. Pippo prende la destra. E io? Ma come la destra ce la liberai? Infatti, ma senti, io sto morendo da stamattina, ma è stata a stanare. Mettila così, stai nei comodi. Così a due comodi va bene? Beh, ora è arrivato il problema di come cambiarsi. Dove stiamo andando? A prendere mia maglia per dormire, dovevo riuscire in qualche modo. La maglia del papino! Woohoo! Io ho le maglie giganti, quindi papà niente, la voleva buttare, quindi ora è mia. La vorresti tu, la vorresti tu? No, non ce l'hai. Andiamo. Che cosa? Raga, ora, dove stai andando? Cerca di cambiarti. Aiuto, 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 aiuto. Raga, io inizio levandomi la cinta perché così. Aiuto. Alice, okay, è difficile. Ora raga, più che altro dovremmo censurare perché rimango mutante, quindi facciamo che me lavo i pantaloni senza che li prendi, che dici? Ciao. Raga, ovviamente mia sorella non mi riprende giù perché sono tipo in mutande. Vabbè, raga, muta, però, okay? Ragazzi, guardate come me li sto togliendo. Aiuto. Ora dobbiamo andare a prendere i pantaloni del pigiama. Raga, questi sono i miei fantastici pantaloni molto sexy. Molto, quindi che fai, ora fai. Devo mettere. E Agnese non mi riprende giù, ok? De nuovo. Bene. Aiuto. Molto, molto interessante. Non ce la faccio più di stare ammanettata questa. Ah, ti date caccia! Cosa stai facendo? No, raga, si è sentita solo la manetta, che male. A questo tu non lo dici a me, oh. Lo dico, lo dico. Ok, i pantaloni li ho messi, soltanto che ora, raga, mi dovrei levare questo. Okay. Come facciamo? Ok. Facciamo allora, che adesso spengiamo, raga. Quindi così? 3, 2, 1. Ciao. Mi sono tolta la felpa, però ovviamente ora è un casino. Passatela tipo tu. Oddio. Ok. E poi passatela. Oddio. No, passatela, devi tenere. Passatela. No, passatela tipo qua. No, non fa niente. Non fa niente. Sì, te la rimetti in testa e poi te la levi dall'altro lato. Ah no, giusto, perché è sempre una manica. E niente, raga, siamo con una felpa così tutta la notte, bello. Aspetta, fa male. Qualcosa di sbagliato in te. Vero? Qualcosa di sbagliato. Devo dormire così io stanotte? Eh certo. Va bene, vai. Aspetta. Dove sei? Non lo so. Hashtag Agnese Fantasma. Vabbè, dai, Agnese, la puoi fare? Tanto questo ormai va, cioè. Ah, giusto, devi rimanere così. Vabbè, andiamoci a lavare con tutta sta ambaradam. Ci dovevamo lavare prima. No, Alice, guarda. E a metà, fatti vedere. Scoppio. No, vabbè. Tanto mi casca tutto. Andiamo, raga. Allora, raga, siamo qua, raga. Io pare che non so, ho tipo 3 kg di pancia, ma è tutta la maglia, ovviamente. Guarda qui. Che sì, così piega tutta. Allora, raga, tutto ci abbiamo tutta. Che a me diverte così, perché io amo rendermi la vita super difficile. Cioè, non ce la posso fare. Io amo rendermi la vita super difficile. Da, ragazzi, chiudere bene il dentifricio, perché se non si chiude bene, ragazzi, questa è una cosa che mi serve la vita. Si diventa tutto cosato, come si dice? Tutto duro e poi di mettere con il dentifricio. Scusco, ok. Canta! Canta! Ragazzi, chiedo sempre l'acqua perché sennò si spreca l'acqua. Stasera non farò la solita mia night routine o comunque skincare routine perché io tipo curo la pelle e tutto il resto. Se poi la volete, fatemi sapere nei commenti, raga, non riesco a passarmi tanto quanto mi serve. E quindi mi struccherò semplicemente per quel poco che sono truccata e basta, non mi sono lavati i denti. Aspetta, devo prima struccarmi. Mi dove c'hai? Purtroppo. Sto pure, non mi sono neanche ricordato i capelli, non riesco neanche a lavarmi il viso, mi sto bagnando. Aiuto, mamma, ha mollato. Ok. Ragazzi, siamo all'aiuto. Vabbè, dai, non è male come immaginavo. No, per niente. Raga, è tipo mezzanotte. Io sono. E buonanotte. Buonanotte, raga. Buonanotte. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, io mi sono appena svegliata, cioè io vorrei andare a fare colazione, vorrei fare qualcosa, ma non posso perché Alice sta ancora dormendo e io sono ammanettata a lei, quindi non posso fare niente. Ora la dovrò aspettare qua, che pizza però.
E niente. Ciao. Ce la posso fare? Mi fa malissimo il polso. E stasera Alice mi ha fatto tipo tutto il tempo così. Perché tu così l'hai fatto. Beh, non è colpa mia se mi giro durante la notte. È neanche colpa mia. Sì, perché l'ho detto prima io. Che cavolo sento? Che ne so? Appunto, come vedevate prima, siamo super legati, praticamente io sono nudo, però va bene. Comunque, tu pure con queste maniche così tutta la notte, come è andata, Agne? Lo guarda, so, infatti basta, vediamo che ore sono. Raga, è l'una. Ma è super passato da mezz'ora. Ha voglia, noi a mezz'ora e mezza ci abbiamo iniziato. Dai, leva sto coso. Ok, raga, con questo noi vi diciamo di lasciare un bel like. Perché io per questo mi sono... Per i nostri polsi. E commentate se volete altri video 24 ore e con tutto quello che vi abbiamo chiesto durante il video. E poi l'ultima cosa che devono fare qual è? Commentare? Già detto, non sei pronta. Ciao. Aspetta, fammici pensare. Dobbiamo arrivare a 40.000, quindi... Quindi iscrivetevi. E dai! E iscrivetevi! Ciao!